sono state delle scelte, dal mio punto di vista, di deportazione vera e propria, perché sono state prese delle persone che avevano già delle problematiche enormi a livello sociale e sono state portate in questo posto tutte assieme. E queste persone che abitano in un ambiente ostile devono sopravvivere, devono autoconservarsi, in una parola. E questa autoconservazione deve passare necessariamente da delle scelte che spesso non sono scelte legali. In questo posto troviamo molto spaccio di droga, troviamo prostituzione, troviamo una realtà che spesso è ai limiti. Due figli, una moglie, una figlia ce l'ho malata, purtroppo che devo fare? E questa è la mia vita che faccio, la domenica non riposo mai perché me ne vado a bagnare, vado a tutte le parti per raccogliere ferro vecchio per fare una carta di 5 euro, di 10 euro. Questa è la casa, l'alloggio che vi ha dato, sì, il comune? Sì, è questo, cioè non me l'ha dato, purtroppo era aperta, io ho approfittato, avevo bisogno e purtroppo ho fatto così, che dovevo fare? È uno dei ghetti di Reggio, cioè è la scelta politica che viene fatta non solo a Reggio ma in molte città di concentrare i poveri in un posto. Maria, tu perché dormi in macchina? Perché ho problemi di fogna a casa da 4 mesi. Sono stata costretta ad andarmi perché non è intervenuto nessuno. E quando... poi dopo di che mi hanno scassato la casa. E quando sei tornata cosa hai trovato? No, mi ha chiamato la questura che mi hanno scassato la casa, di andare subito da là sul posto. E questa è la decima volta, mi hanno rubato tutto. E mi hanno detto pure che si vogliono vendere la casa. Come? Chi si vuole vendere la casa? Vicino Persona, di casa? Ho telefonato a Normi che si vogliono vendere la casa. Arghillà che zona è? Tu hai un bambino che con te sta dormendo ora in macchina, sì, in questi giorni. E intanto dove devo dormire? Che non mi aiuta nessuno. Ma no, tutti abusivi. Quindi voi pagate? Non bevo puntatore, guarda, questo te l'ho detto, guarda. Questo è il mio. Questo è stime pace, chi stime zio e chi è stinavo da luce a scala. E tutti gli altri? Cioè, due sono, sì, no, uno è mio padre. Ma tutte le altre famiglie? No, niente, non danno. Sono abusivi? Tutti rubano, tutti fanno danno, non è, però io non mi permetto. Perché... Tu hai avuto qualche precedente penale? Vabbè, questi ce l'ho, però del ferro vecchio, non è che diamo a robo io. Cosa fa la politica per voi? Per noi? Non fa niente, che deve fare? Solo quando è il tempo di votazione, loro si ricordano da noi quando è che noi che dobbiamo dare i voti a loro, che si ricordano e loro vengono a 50 euro, a 40 euro, questo. Voi venite pagati per votare, 50, certo, euro al però voto. Loro ci hanno detto che noi ci andiamo i voti a loro, che ci sistemavano qua i contratti, che dobbiamo, cioè, si sistemava tutto. Ed è la verità, vedi, ti parlo chiaro, vedi, si fregano tanti soldi, vedi. Purtroppo noi siamo abbandonati qua, non abbiamo lavoro, è questo che si deve fare. È così, purtroppo. A te hanno mai pagato per un voto? Vabbè, di mia moglie ti parlo chiaro 2 volte, più o meno qualche 200 euro.